siete mai messi a meditare? Vi siete mai messi con le gambe? Anzi, adesso mi siedo un po' perché basta il tiro. Mi vedete? Vi siete mai messi a meditare? Allora, cosa si fa in meditazione? Io ho letto un manuale per la meditazione perfetta in 10 giorni. Sì, ho letto. A pagina 1, primo capitolo c'era: sedetevi comodamente e fate il vuoto mentale. Punto. Poi, questo diceva, meditazione in 10 giorni. Capite che quando sono arrivato alla prima frase, dice sedetevi, fate il vuoto mentale, ho detto, vabbè, insomma, sono 20 anni che ci provo. E quindi, in effetti, quel metodo lì è un metodo molto sintetico, no? Io sono ancora alla prima pagina. Sono ancora lì, la prima pagina, dice fate il vuoto mentale. Vabbè, io non so se ci avete mai provato a fare questo vuoto mentale, che non parlo l'ottava bassa, cioè quel vuoto assoluto, dice dov'è la macchina? Guarda, non me lo ricordo perché meditando ho fatto il vuoto mentale. Perché adesso c'è anche questo. Nella categoria dei ricercatori dell'occulto ci sono questi. Dice, guarda, ho fatto il vuoto mentale. Non mi ricordo neanche più dove abito. Allora, avete mai provato a fare un po' di vuoto mentale? Magari dopo proviamo. Cioè, cosa significa? Significa che a un certo punto cominciate a osservare i vostri pensieri. Che è un lavoro che è molto utile da fare. Il problema qual è? Se l'avete fatto seriamente e con costanza, a un certo punto avete una piccola illuminazione da definire. Cioè, a un certo punto vi accorgete con grande sorpresa che voi non siete i vostri pensieri. Io non so se vi sia mai capitato. È molto interessante. Guardate che è una cosa veramente indispensabile da provare, perché noi ci identifichiamo con queste quattro ossa putrescenti, con quelle quattro emozioni negative che abbiamo in ufficio e con quei quattro pensieri del cavolo che abbiamo in testa. Finalmente un giorno, facendo questi esercizi, vediamo i nostri pensieri passare. Sconvolgente. Perché vi rendete conto di non essere quella roba. Ma l'aspetto più interessante è questo, e di qui ci si va poco, direi, ma l'aspetto interessante è questo, cioè se uno dice, ma se io non sono il mio corpo, se non sono le mie emozioni, se non sono la mia mente, ma chi cacchio sono? Perché quella parte si reincarna. Perché è quella la parte che si reincarna. Ma allora ha un senso parlare di reincarnazione. Quando avete capito chi siete, allora potete anche dire mi rincarno o non mi rincarno, perché a quel punto non me ne frega niente, vi assicuro. Quando avete osservato chi siete, quando avete capito chi siete e avete osservato i vostri involucri, vi garantisco della reincarnazione, non me ne frega più un baffo. Perché in quel momento vivete nell'eternità. Perché la mente polare, la mente razionale, vive nel tempo. Suddivide dei pezzettini, dice adesso domani cosa fai? Domani farò questo. Ma la mente intuitiva vive oltre il tempo. Non si può parlare di reincarnazione. Si può parlare della vita che si esprime, si può parlare di un nocciolo di luce dentro che compie una certa strada. E può darsi che questa strada nei millenni, nell'eternità, incroci ancora una volta quella di altri, sicuramente, e quella di certi pianeti, sicuramente, certo. Ma è quella parte che vive. Vedete il concetto di reincarnazione? Esatto, ma chi si reincarna è colui che della reincarnazione se ne frega. Chi si occupa della reincarnazione è la mente che dalla reincarnazione non partecipa. Questa mente non partecipa alla reincarnazione. Ci gioca, dice, tra 1.000 anni farò. Oppure adesso mi è successo perché in passato questa è la mente che gioca la reincarnazione, ma questa è la mente che non si reincarna, perché quella roba lì non siete voi. Qualcuno che ha provato lo sa bene, chi non ha mai provato vi consiglio di mettersi lì, a un certo punto vedrete proprio i vostri pensieri come proiettati su uno schermo. È incredibile. Vedete che non sono vostri, che voi siete qualcos'altro. È un'esperienza che bisogna fare, è un'esperienza di per sé illuminante interiormente. Allora a quel punto lì potete dire chi si reincarna? E allora avete risolto il problema della reincarnazione, perché la reincarnazione non vi interessa più, perché
perché vivete nell'eternità. Ecco, guardate adesso. Chi di noi, non rispondetemi dentro, chi di noi si sente eterno o si sente mortale? In base a ciò a cui siete identificati, ecco che arriva la risposta. Vi sentite mortali? Non c'è problema. Se vi sentite mortali, morirete. Vi sentite immortali? Non morirete. Qua c'è sempre quel furbo che dice: voglio vederti, tu ti senti immortale, ma voglio vederti. Certo, il mio corpo da qualche parte finirà. Spero che sia mangime per i polli, perché sottoterra non mi interessa. Cioè, vorrei che magari fosse usato. Ma io non sono quella roba che mi piace tanto, non è che ci sia un senso, mi piace tanto, però io non sono quella roba lì, vedete? Ma non so se vedete. Allora, il messaggio del Vangelo qual è? La vita eterna, eh? Oh, pronto? Pronto? Il messaggio del Vangelo è la vita eterna, capite? Allora, dove e quando si può vivere la vita eterna? La legge del karma non ha niente a che vedere con la vita eterna. La legge del karma è la condanna eterna, semmai. La reincarnazione è la condanna eterna. Può essere comodo dire sì, adesso non ci riesco, ci riuscirò, per carità, può darci delle tranquillità. Ma lui ha parlato di resurrezione, lo vedete? È un'altra cosa. La resurrezione significa togliersi dalla legge del karma, togliersi dalla catena della reincarnazione. Quando ci si toglie la catena dell'incarnazione? Tra 2000 anni? Forse? Ci dà un po' di tranquillità andare a letto la sera a dire che tra 2000 anni ci riusciremo? È la tranquillità che cerchiamo? Io non so se sia veramente la tranquillità, non è piuttosto l'avventura che cerchiamo? La crescita, la luce, l'amore, non sono queste le cose che cerchiamo? Allora, quando si può trovare questo senso dell'eternità? Adesso. Basta incominciare a identificarsi in qualcos'altro. E nel Vangelo c'è chiaro, il Vangelo è il manuale del cammino che bisogna fare per arrivare a questa sensazione interiore. Ci sono due persone, sembrano uguali, uno morirà, l'altro non morirà. Incredibile. O perlomeno uno penserà di morire, sarà convinto di farlo. L'altro vive già nell'eternità. Noi abbiamo un po' un'idea strana di questa eternità, pensiamo che sia un po' presuntuoso, no? Capite? Ma dai, che idea dell'eternità, idea dell'eternità. Lui non era presuntuoso. Lui ci ha detto effettivamente quello che ci aspetta. Noi possiamo vivere da mortali se ci identifichiamo con degli aspetti mortali, oppure toglierci in verticale da questa cosa. Allora, chi ha peccato, lui o il padre? Possiamo passare dall'uno all'altro, oppure possiamo andare in verticale? No, affinché si compiano le opere di pace, affinché la luce si formi all'interno delle persone. Non è così. Voi volete una risposta razionale, sta dicendo lui a loro. Volete una risposta che vi metta tranquilli, ma non è così. Dovete fare un salto di qualità. E dà una risposta per cui, come giustamente diceva il nostro amico, diceva: ma io ci ho dovuto pensare, meno male. Cosa saranno queste opere del Padre? Semplicemente questo, quello che per 3 anni di predicazione è andato a giro in giro e non era assolutamente capito. Quali sono queste opere del Padre? Padre, fa che loro siano nei miei confronti come io lo sono nei tuoi. Io che sono un tutt'uno con te, Padre, fa che loro siano un tutt'uno con me, come io sono un tutt'uno con te. Che bella preghiera, no? È bella questa preghiera. E noi siamo parte di quelli lì. Lui era un tutt'uno col Padre, ma non perché fosse privilegiato, semplicemente perché aveva capito chi era. Perché quella parte che osserva la mente, il corpo, le emozioni, che parte è? È il nocciolo, è l'essenza stessa del Padre, lo vedete? E qua la mente razionale comincia a andare in tilt.
perché è fuori, fuori dalla razionalità. Chi scopre la sua essenza, scopre che è la stessa essenza del Padre e scopre che lui e il Padre sono una cosa sola. E che questa essenza si serve di un corpo fisico, di emozioni, di una mente per potersi esprimere nel mondo. E quindi, quando uno capisce questo e ha questa illuminazione, può affermare con certezza: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Vedete che queste cose sono fuori di testa, non sono razionali. Come può uno che ha trovato se stesso affermare: non sono più io che opero, ma il Padre attraverso di me? Vedete che è fuori di testa? Vogliamo delle spiegazioni? Certo, ve ne do le spiegazioni. Cercate di capire che non è a livello orizzontale la cosa. Paradossalmente, quando abbiamo eliminato quelli che sono i nostri involucri, no? Che li osserviamo, che troviamo chi siamo, ci accorgiamo di essere un tutt'uno col Padre. Accidenti. Hai voglia di dire mi reincarnerò o non mi reincarnerò? Se sei tutt'uno col Padre, sei nell'eternità, sei nella gioia, sei nell'amore. Lì sei. Questo non vuol dire che sei lì come un bamba a fare chissà che cosa, vuol dire che sei vivo e come? E che attraverso questi involucri ti esprimi, sia fatta la tua volontà, non la mia. Chi vede chi è in realtà, chi si guarda dentro e vede chi è in realtà, vede che è un tutt'uno col Padre. Allora vedete la sua risposta? Né lui ha peccato, né i suoi genitori. Molto spesso quando lui risponde, loro che gli apostoli fanno delle domande, dice: qua è stato gentile, ma a volte dice: ragazzi, a volte dice: ma non siete voi forse in errore? Io a volte me lo immagino come lo dica a me, perché dico tante di quelle scemenze, e lui mi guarda con questo sorriso e dice: ma non è che sei un po' fuori di cervello? Mi guarda con tanto amore. E spesso nel Vangelo riguarda questi discepoli suoi, no? Per dire, che l'hanno seguito per anni. Guardate che gli fanno quelle domande. Sapete che un certo giorno c'è Gesù che va sul monte, arriva Elia e Mosè, vengono circondati, si trasfigurano, vengono pieni di luce. Sapete cosa dice l'Apostolo? Ma no, sapete cosa, forse non vi ricordate cosa dice l'Apostolo. Va da Gesù e gli dice: cioè, questi tre esseri, di cui Elia e Mosè, cioè, che erano già andati da un pezzo, no? Pieni di luce, sfolgorante, sulla montagna, arriva l'apostolo e gli dice: maestro, devo preparare una tenda per tre persone? Oh, così, eh? Cioè, così, questi siamo noi. E dice: siete ciechi? Io cieco? No, tre persone, preparo la tenda, porta una bella spaghettata. C'è una spaghetta, aglio, olio, peperoncino, vi va, Mosè? Cosa dici? Con questi esseri pieni di luce sul monte. Vedete che siamo noi questi qua, siamo noi. Vogliamo tutto, vogliamo sapere tutto, deve essere tutto in regola. E questi apostoli, poveracci, cioè, venite con me che vi farò pescatori. Sì. Cioè, questi poveracci che lo seguono, e che siamo noi, questi poveracci che lo seguono. Già, non lo seguiamo neanche, ma ammesso che lo seguiamo. Cioè, ammesso che il Vangelo diventi per noi un amico, perché può diventare, veramente può diventare. Io mi diverto, cioè, mi faccio di quelle risate qua dentro, non avete idea. Mi diverto così tanto a leggere questa cosa, stiamo leggendo Topolino. Ecco, quando qualcuno era la cassetta, ci ha paragonato il Vangelo a Topolino. Capite l'identificazione? Il Vangelo a Topolino non si fa. Vabbè, io ho fatto. Mi stiamo leggendo Topolino a volte, perché mi vedo io come tutti i miei atteggiamenti, noi, no? Cioè, di dietro sta maestro, poi convinti, cioè, andami via, non si sa dove vada, cioè, perché poi, sapete, lui va, no? Perché lui sa dove va, gli altri non sanno dove vanno. A un certo punto lui deve entrare in un villaggio, no? E gli apostoli gli dicono: scusa, maestro, scusa, non è che non vorremmo interferire, ma non sai che se vai in quel villaggio lì ti fanno un mazzo tanto? Cioè, io uso altre parole, chiaramente, ma cioè, c'è un punto, dice: maestro, guarda che vai nel villaggio lì, ti ricordi, maestro, che tu sei un po' un tipo imprudente, sei tanto bravo, ma sei così imprudente, l'altro giorno l'ho perso di vista un attimo, è entrato nel tempio e scrive: un attimo l'ho perso di vista, è entrato nel tempio e ha fatto un casino,
Il maestro dice delle cose, guarda, delle cose, dice beati gli ultimi, non ho capito bene, beati gli ultimi, perché saranno i primi, non ho capito, però dice delle cose belle, ma a volte è così imprudente, fa delle cose strane, dice maestro, guardate, se vai in quel villaggio ti fanno un mazzo tanto. E lui guarda sempre con questo sorriso, con questa tenerezza, gli dice lasciate che io mi occupi delle cose del padre, lasciate che io segua il mio destino. Cioè, secondo me diceva, ma non me scassate. Secondo me diceva, non me scassate. Però poi sapete che, cioè, a quel tempo gli scrivi scrivevano, dicevano, ha detto, lasciate che io mi occupi. A 12 anni era nel tempio, faceva un casino tremendo, parlava. Arriva la mamma, e la mamma, cioè, la mamma. Arriva la mamma. Dico questo per rendermi antipatico, perché guai chi tocca le mamme. Tocca tutte le identificazioni, ma non quella della mamma. Mamma, l'unico bene che ho a mia figlia. Arriva sua mamma, Maria, non era una delle ultime. Dice. Figliolo, dice, sono 3 giorni che sei in giro da solo ai 12 anni. Come quello, adesso ce n'è uno di 12 anni che gira, no? No? C'è uno che gira, che ha 12 anni che gira. Se non l'avete visto, troppo simpatico, lui gira, va. Chiaramente i genitori sono disperati, chiaramente. È giusto. È giusto, hai un figlio? Due. Ecco, quanti anni hai? 16, 18. Sei già scampata? Vabbè, facciamo quello di 16. Un giorno viene a casa e ti guarda negli occhi e con tanta tenerezza ti dice, mamma, lascia che io mi occupi delle cose del padre. E dato che tuo marito fa il pompiere, tu pensi che voglia iscriversi a fare il pompiere. E dice, vabbè. Invece questo si mette un sacco addosso e va in giro a predicare. E io voglio vedere la tua faccia. Io voglio vedere la vostra faccia. Vostro figlio ha 12 anni che dopo 3 giorni che è fuori di casa, voi gli dite giustamente, si preoccupate, Maria dice, figlio mio, non darmi questi dispiaceri. Lui, io non so se avete mai immaginato come guarda, come, che occhi poteva avere a 12 anni. Come ha guardato sua madre e le ha detto, con tanta tenerezza, ma con tanta fermezza, senti un po'. Lascia che io mi occupi delle cose del padre mio. Insomma, è un tipo strano, capite che è un tipo strano questo qua, no? È un tipo strano, ma anche, direi, anche è estremamente logico da un punto di vista, cioè, sto dicendo una bestemmia, perché dovrebbe essere illogico, ma se noi entriamo in una certa ottica, in un certo modo di vedere, vediamo che le sue tappe sono estremamente logiche, le sue risposte sono estremamente logiche, ma sono di una logica che non appartiene al nostro modo di pensare comune, normale. Non appartiene a questo sballottamento a destra e a sinistra che noi abbiamo lì. Lo vedete? Però è ben fatto. Beh, direi che qua ci siamo. Ecco perché volevo commentare questo passo, perché è molto ricco di queste cose. Se oggi andiamo avanti. Se avete qualche domanda da fare su quello che è stato fatto fino adesso, fatela. Una cosa da leggervi, dite pure se avete mai. Nessuno fa più domande, perché vi ho detto che le domande sono sempre, fatemi una domanda nuova, cioè intuitiva, fatemi una domanda nuova, una domanda non polare. No? Capite bene che non si può fare una domanda non polare. Non si può. Quindi siete fregati.
godete il silenzio. Godete. Godete. Leggerò un raccontino tratto da un libro che abbiamo visto anche l'ultima volta, tratto da un libro di Gibran, non so bene, che si chiama Gesù, figlio dell'uomo. 3.900 lire, se non avete i soldi ve li presto io. È un libro molto bello. Sono dei raccontini e ognuno racconta un po' come vede Gesù. Sono racconti immaginari in cui l'autore si mette nei panni di coloro che hanno conosciuto Gesù 2000 anni prima e quindi descrivono un po' così la loro impressione, a volte positiva, a volte abbastanza negativa. Ecco questo. Hai messo la carta? Molto basso. Finito questo, poi ci lasciamo e ci troviamo oggi pomeriggio. Un ricco levita nei dintorni di Nazaret. Era un buon falegname. Le porte che costruiva erano inattaccabili dai ladri e le sue finestre si socchiudevano lievi agli spifferi di Levante e di Ponente. Preparava casse di cedro levigate e resistenti e aratri e forconi per il fieno, robusti e docili alla mano. E intagliava le giri per le nostre sinagoghe. Li ricavava dal legno di gelso, qual prezioso legno dorato. E su entrambi i lati del supporto su cui poggia il libro sacro cesellava delle ali spiegate e teste di toro sul basamento e di colombe e caprioli dagli occhi spalancati. Faceva questo alla maniera dei caldei e dei greci, ma c'era qualcosa nella sua perizia che nulla aveva di greco di caldo. Questa mia casa fu costruita 30 anni fa da diverse mani. Io stesso mi procurai operai e falegnami cercandoli per tutte le città della Galilea. Ognuno di essi possedeva abilità e perizia nell'arte di costruire ed io fui compiaciuto e soddisfatto del loro lavoro. Ma ora vieni con me e osserva queste due porte e la finestra che sono state forgiate da Gesù di Nazaret. Guarda,
nella loro solidità si fanno beffe di ogni altra porta e finestra della mia casa. Vedi? Vedi come sono diverse da tutte le altre, queste due porte. E questa finestra che si apre ad oriente, non ti sembra diversa dalle altre? Tutte le mie porte e le mie finestre sono provate dagli anni, ma non queste. Queste le ha costruite quel falegname di Nazaret e sono le sole a resistere agli elementi. E vedi quelle travi, come le ha sistemate, quei chiodi? Sono stati conficcati da una parte della tavola e poi ripresi e fissati saldamente all'altra. Il fatto strano è che quel falegname, che ben sarebbe stato degno di una doppia paga e ne riceveva una sola, è lo stesso falegname che ora in Israele è considerato un profeta. Avessi saputo allora che quel giovane con la sega e con la pialla era un profeta, ma l'avrei pregato di parlare con me invece di lavorare, e largamente l'avrei ricompensato per le sue parole. Ho ancora molti uomini che lavorano per me in casa e nei campi. Come farò a distinguere l'uomo la cui mano stringe gli attrezzi da quello sulla cui mano si posa quella di Dio? Sì, come farò a riconoscere la mano di Dio? Buon appetito, ci vediamo alle 2:15.